più inizi a porti domande su tutto ciò che crediamo di comprendere, su da dove veniamo, su ciò che pensiamo delle nostre azioni, e più inizi a vedere che ci è stato mentito. Ogni istituzione ci ha mentito. Cosa vi fa pensare il fatto che l'istituzione religiosa sia l'unica a non essere mai stata toccata? Le istituzioni religiose di questo mondo stanno in cima al sudiciume. Le istituzioni religiose di questo mondo sono create dalle stesse persone che vi danno il vostro governo, la vostra corrotta educazione, che creano i cartelli internazionali delle banche. Ai nostri potenti non importa affatto di te o della tua famiglia. Tutto ciò che gli interessa è quello che gli è sempre interessato: controllare questo mondo. Siamo stati allontanati dalla presenza del divino e della verità nell'universo, che gli uomini hanno chiamato Dio. Io non so cos'è Dio, ma so quello che non è, e sino a quando non sei preparato a considerare tutta la verità, ovunque questo ragionamento ti conduca, qualunque siano le conclusioni, potrai, se vorrai, guardare altrove, ignorare tutto ciò. Tuttavia, ad un certo punto, scoprirai di trovarti faccia a faccia con la giustizia divina. Più cerchi di informarti, più comprendi da dove proviene tutto, e anche le cose più ovvie cambiano, e inizi a vedere bugie ovunque. Tu devi sapere la verità, cercare la verità, e la verità ti renderà libero. Devo dirvi la verità, devo dirvela. Quando si tratta di stronzate, delle stronzate più grandi di tutti i tempi, stronzate di serie A, dovete avere soggezione della campionessa di tutti i tempi in termini di false promesse e pretese esagerate. La religione. Pensateci, la religione è riuscita a convincere davvero la gente che c'è un uomo invisibile che vive nel cielo, che vede tutto quello che fai, ogni minuto, ogni giorno. E l'uomo invisibile ha una lista speciale di 10 cose che non vuole che tu faccia. E se tu fai una qualsiasi di queste 10 cose, c'è un posto speciale, pieno di fuoco e fumo, dove si brucia, si viene torturati e si soffre, dove sarai mandato a vivere, a soffrire, a bruciare, a tossire, a urlare, a piangere, per sempre, fino alla fine dei tempi. Ma lui ti ama. Ti ama. Ti ama e ha bisogno di soldi. Ha sempre bisogno di soldi. Lui ha tutti i poteri, è assolutamente perfetto, sa tutto, vede tutto, ma per un motivo o per un altro non riesce a fare a meno dei soldi. La religione raccoglie milioni di dollari, loro non pagano le tasse e hanno sempre bisogno di qualcosa in più. Ci raccontano una storia piena di belle stronzate.
Mi dispiace se qualcuno qui è cattolico. Non mi dispiace affatto che siate i miei fan. Mi spiace proprio per il fatto che siete cattolici. Deve essere una delle credenze più assurde mai inventate, con questa serie di preti vampiri e la loro lista di 10 peccati mortali, e ti ci mandano da bambino a farti succhiare via la gioia di vivere per il resto della tua fottuta vita. E adoro vedere il Papa andare a zonzo nella sua piccola Papa mobile. La sua piccola Papa mobile ultraterrena, circondato da un vetro antiproiettili spesso un metro. Questa è fede da combattimento. Questo è il sole. A partire dal 10.000 avanti Cristo, la storia è piena di graffiti o scritture che rappresentano il rispetto e l'adorazione della gente verso questo oggetto. Ed è facile comprendere perché. Ogni giorno il sole sorge, porta la luce, il calore e la sicurezza, salvando l'uomo dal freddo, dall'oscurità e dai predatori notturni. Le civiltà capirono che senza di esso il grano non crescerebbe e gli esseri viventi sul pianeta non sopravviverebbero. Questi dati di fatto hanno reso il sole l'oggetto più adorato di tutti i tempi. Allo stesso modo, prestavano molta attenzione anche alle stelle. Il rilevamento delle stelle consentiva loro di riconoscere ed anticipare eventi che si ripetevano nel corso di lunghi periodi di tempo, come le eclissi e le lune piene. Hanno pertanto catalogato in gruppi la mappa celeste, in quelle che oggi conosciamo come costellazioni. Questa è la croce dello zodiaco, una delle immagini concettuali più antiche della storia umana. Essa rappresenta il Sole, come se metaforicamente attraversasse le 12 maggiori costellazioni nel corso di un anno. Rappresenta anche i 12 mesi dell'anno, le 4 stagioni, i solstizi e gli equinozi. Il termine zodiaco si riferisce al fatto che le costellazioni sono antropomorfizzate, ovvero personificate come persone o animali. In altre parole, le civiltà antiche non solo osservavano il sole e le stelle, ma li personificavano, elaborando mitologie circa i loro movimenti e legami. Il sole, con il suo potere di dare la vita e di salvatore, era personificato come colui che rappresentava il creatore invisibile, ovvero Dio. Era conosciuto come il sole di Dio, la luce del mondo, il salvatore del genere umano. D'altro canto, le 12 costellazioni rappresentavano le tappe del viaggio del Sole Dio e venivano identificate con nomi che spesso rappresentavano particolari elementi della natura che si manifestavano in quel periodo dell'anno. Per esempio, Acquario, l'uomo che versa l'acqua, che porta le piogge di primavera. Questo è Horus, è il dio Sole dell'Egitto, risalente all'anno 3000 a.C. È la divinità Sole antropomorfa e la sua vita è una serie di mitologie allegoriche del movimento del Sole nel cielo. Dagli antichi geroglifici in Egitto conosciamo molto di questo messia del Sole. Infatti il termine horizon, orizzonte, viene dalla frase Horus has risen, Horus è sorto, come anche il termine ore, in quanto le ore rappresentano il percorso del Sole nel corso della giornata. Anche il termine sunset, tramonto, ha origine da questa mitologia, dato che Horus aveva un fratello malvagio chiamato Set, e Set era la personificazione dell'oscurità. Infatti, ogni giorno Horus vinceva la sua battaglia contro Set, mentre alla sera Set arrivava e sconfiggeva Horus, mandandolo negli inferi. Da qui il termine sunset. È importante sapere che l'oscurità contro la luce, o il bene contro il male, sono, fra le dicotomie mitologiche conosciute, quelle più onnipresenti, e sono dicotomie ancora oggi presenti su vari livelli. Sinteticamente, la storia di Horus è la seguente. Horus è nato il 25 dicembre dalla vergine Isis Mary. La sua nascita fu accompagnata da una stella dell'est, che i re seguirono per trovare il neonato salvatore e portargli dei doni. All'età di 12 anni era un prodigo insegnante adolescente. All'età di 30 anni venne battezzato da una figura nota come Anup e da quel momento iniziò il suo ministero. Horus aveva 12 discepoli che viaggiavano con lui, compieva miracoli come la guarigione dei malati e il camminare sulle acque. A Horus venivano attribuiti vari nomi simbolici come la verità, la luce, il figlio eletto di Dio, il buon pastore, l'agnello di Dio e molti altri.
Dopo essere stato tradito da Typhon, Horus venne crocifisso, sepolto per 3 giorni, dopodiché è risorto. Questi attributi di Horus, sebbene possano non essere reali, sembrano permeare molte culture del mondo, in quanto molte altre divinità sembrano avere la stessa struttura mitologica generale. Attis, divinità frigia, nato da una vergine il 25 dicembre. Crocifisso, sepolto in una tomba e dopo 3 giorni risorto. Krishna dell'India, nato da una vergine, Devaki, il 25 dicembre con una stella dell'est che segnalava il suo arrivo. Ha compiuto miracoli con i suoi discepoli, fu crocifisso e dopo la sua morte è risorto. Dioniso della Grecia, nato da una vergine il 25 dicembre. Era un insegnante viaggiatore che compiva miracoli come trasformare l'acqua in vino. Veniva chiamato anche Re dei Re, l'unigenito di Dio, l'Alfa e l'Omega e molti altri. Fu crocifisso, dopodiché è risorto. Mitra della Persia, nato da una vergine il 25 dicembre. Aveva 12 discepoli e compiva miracoli. Dopo la sua morte venne sepolto per 3 giorni, dopodiché è risorto. Veniva chiamato anche la Verità, la Luce e in molti altri modi. È interessante il fatto che il giorno sacro del culto di Mitra fosse la domenica. Ciò che conta è che ci sono dozzine di salvatori nati da una vergine, crocifissi in molte parti del mondo, che corrispondono a questa descrizione. Resta una domanda. Perché queste caratteristiche? Perché la nascita da una vergine il 25 dicembre? Perché morto per 3 giorni e poi l'inevitabile resurrezione? Perché 12 discepoli a seguito? Per scoprirlo, esaminiamo i più recenti messia legati al sole. Gesù Cristo è nato dalla Vergine Maria il 25 dicembre a Betlemme. La sua nascita è stata annunciata da una stella dell'Est, che 3 re magi hanno seguito per trovare il nuovo Salvatore e portargli i doni. Fu un insegnante adolescente all'età di 12, all'età di 30 venne battezzato da Giovanni Battista e da allora iniziò il suo ministero. Gesù aveva 12 discepoli che viaggiavano con lui e compiva miracoli, come la guarigione dei malati, il camminare sulle acque e la risurrezione dei morti. È anche conosciuto come il Re dei Re, il Figlio di Dio, la Luce del Mondo, l'Alfa l'Omega, l'Agnello di Dio e molti molti altri. Dopo essere stato tradito dal suo discepolo Giuda, venduto per 30 denari d'argento, fu crocifisso, sepolto in una tomba e dopo 3 giorni è risorto ed asceso in paradiso. Innanzitutto, la sequenza della nascita ha un'origine del tutto astrologica. La stella dell'est è Sirio, la stella più luminosa del cielo, che il 24 dicembre si allinea con le 3 stelle più brillanti della cintura di Orione. Queste 3 stelle luminose sono chiamate oggi come lo erano nei tempi antichi, i 3 re. E i 3 re, assieme a Sirio, la stella più luminosa, si allineano esattamente con il punto in cui sorge il sole, il 25 dicembre. Questa è la ragione per cui i 3 re seguono la stella dell'est, in modo da trovare l'alba, la nascita del sole. La Vergine Maria è la costellazione Virgo, conosciuta anche come Virgo la Vergine. Il geroglifico antico per Virgo era la M modificata. Questa è la ragione per cui Maria, come molte altre madri vergini, come la madre di Adone, Mirra, o la madre di Buddha, Maya, iniziano per M. Alla costellazione Virgo ci si riferisce anche come casa del pane, e la rappresentazione di Virgo è una vergine che porta con sé un covone di grano. Questa casa del pane e il simbolo del grano rappresentano i mesi di agosto e settembre, il tempo della mietitura. A sua volta, in effetti, Betlemme si traduce letteralmente come casa del pane. Betlemme è quindi un riferimento alla costellazione Virgo, un posto che si trova in cielo, non sulla terra. C'è un altro fenomeno molto interessante che si verifica nei giorni fra il solstizio d'inverno e il 25 dicembre. Dal solstizio d'estate al solstizio d'inverno i giorni diventano più corti e freddi, e dalla prospettiva dell'emisfero nord il sole appare muoversi verso sud e diventare più piccolo e più debole. Avvicinandosi al solstizio d'inverno, l'accorciarsi delle giornate e la fine dei raccolti simboleggiavano per gli antichi un processo di morte. Era la morte del sole. Il 22 dicembre la morte del sole si realizzava completamente, in quanto il sole, continuando a muoversi verso sud per 6 mesi, raggiunge il punto più basso nel cielo. La cosa curiosa che accade è questa. Il sole smette di muoversi verso sud, almeno percettibilmente, per 3 giorni. Durante questa pausa di 3 giorni, il sole rimane in prossimità della croce del sud, la costellazione Crux. E dopo questo periodo, il 25 dicembre, il sole si muove di 1 grado, questa volta a nord, facendo presagire giorni più lunghi, calore e primavera.
E questo fu detto: il sole è morto sulla croce, morì per 3 giorni, solo per risorgere o nascere di nuovo. Questa è la ragione per la quale Gesù e numerose altre divinità legate al sole condividono questa idea di crocifissione, morte di 3 giorni e resurrezione. È il periodo di transizione nel quale il sole modifica di nuovo la sua direzione verso l'emisfero nord, portando la primavera e quindi la salvezza. Tuttavia gli antichi non celebravano la resurrezione del sole sino all'equinozio di primavera, o Pasqua. Questo perché a partire dall'equinozio di primavera il sole ufficialmente supera la forza maligna dell'oscurità, in quanto da quel giorno diventa più lungo della notte e le condizioni rivitalizzanti della primavera emergono. Probabilmente il più ovvio dei simbolismi astrologici riguardanti Gesù è quello dei 12 discepoli. Loro sono semplicemente le 12 costellazioni dello zodiaco, assieme ai quali Gesù, essendo il sole, viaggia. In effetti il numero 12 è ripetuto di continuo in tutta la Bibbia. Questo testo ha a che fare con l'astrologia più di qualsiasi altra cosa. Ritornando alla croce dello zodiaco con la sua rappresentazione della vita del sole, essa non era solo una rappresentazione grafica o uno strumento per identificare i movimenti del sole. Era anche un simbolo spirituale pagano che veniva anche identificato con questo simbolo grafico. Questo non è un simbolo della cristianità, ma una sintesi del simbolo della croce dello zodiaco per i pagani. Questa è la ragione per cui Gesù, nell'arte sacra antica, veniva sempre mostrato con la sua testa nella croce, in quanto Gesù è il sole di Dio, la luce del mondo, il Salvatore risorto, che ritornerà ancora, come ritorna ogni mattino. La gloria di Dio che difende contro le forze dell'oscurità. E lui è rinato ancora, come ogni giorno, e può essere visto arrivare dalle nuvole, lassù in cielo, con la sua corona di spine o raggi solari. Ora, fra le metafore astrologiche e astronomiche della Bibbia, una delle più importanti ha a che fare con le ere. In tutte le scritture ci sono numerosi riferimenti alle ere. Al fine di comprenderne il significato, deve essere per noi familiare il concetto di precessione degli equinozi. Gli antichi egizi, assieme a molte culture prima di loro, hanno scoperto che approssimativamente ogni 2150 anni il sole nel giorno dell'equinozio di primavera si sposta in un differente segno dello zodiaco. Questo è dovuto ad una lenta rotazione angolare che la Terra mantiene mentre ruota attorno al suo asse. È chiamata precessione in quanto le costellazioni vanno all'indietro anziché nel normale ordine dell'anno. Il periodo di tempo necessario affinché questa precessione attraversi tutti i 12 segni è approssimativamente 25.765 anni. Questo era anche chiamato il grande anno e le antiche civiltà ne erano ben consapevoli e si riferivano a ciascuno di questi periodi di 2150 anni come ad un'era. Dall'anno 4300 a.C. all'anno 2150 era l'era di Taurus, il toro. Dal 2150 a.C. all'1 d.C. era l'era di Aries, l'ariete. E dall'1 d.C. al 2150 abbiamo l'era dei pesci, l'era dove ci troviamo tutt'oggi. E all'incirca nell'anno 2150 entreremo in una nuova era, l'era dell'acquario. Ora, la Bibbia si riferisce, parlandone in modo generico, ad un movimento simbolico entro 3 ere, presagendone una quarta. Nel Vecchio Testamento, quando Mosè scende dal monte Sinai con i 10 comandamenti, si infuria vedendo il suo popolo che venera un toro o vitello d'oro. Quindi lancia le sue tavole di pietra e invita la gente ad uccidersi a vicenda per potersi purificare. Molti studiosi della Bibbia attribuiscono questa furia al fatto che gli israeliti stavano venerando un falso idolo o qualcosa che lo rappresentava. La verità è che il vitello d'oro rappresenta Taurus, il toro, mentre Mosè rappresenta la nuova era di Aries, l'ariete. Questa è la ragione per cui gli ebrei ancora oggi suonano il corno di ariete. Mosè rappresenta la nuova era di ariete e con l'arrivo della nuova era tutti devono abbandonare quella vecchia. Anche altre divinità mettono in evidenza queste transizioni fra ere,
come Mitra, una divinità precristiana che uccide un toro con la stessa simbologia. Gesù, quindi, è la figura che introduce l'era che segue quella di Aries, l'era dei pesci. Il pesce è un simbolismo molto comune nel Nuovo Testamento, essendo Gesù conosciuto come il grande pescatore. Ha sfamato 5.000 persone con pane e due pesci. Quando ha iniziato il suo ministero, incamminandosi per la Galilea, fece amicizia con due pescatori che lo seguirono. La mitra del Papa è incontrovertibilmente una testa di pesce, che rappresenta l'era dei pesci. E credo che tutti abbiamo visto il simbolo del pesce Jesus Lives attaccato sul retro delle auto, ma pochi sanno cosa significa veramente. È un simbolo astrologico pagano per il regno del sole durante l'era dei pesci. Anche la presunta data di nascita di Gesù è essenzialmente la data di inizio di questa era. In Luca 22:10, quando i discepoli chiedono a Gesù dove si preparerà la Pasqua dopo la sua morte, Gesù replicò: appena entrati in città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa dove entrerà. Questa scrittura è di gran lunga uno fra i più significativi riferimenti astrologici della Bibbia. L'uomo che versa la brocca d'acqua è Acquario, che viene sempre rappresentato come un uomo che versa acqua da una brocca. Rappresenta l'era dopo i pesci, e quando il sole, il Dio Sole, lascerà l'era dei pesci, Gesù, entrerà nella casa di Acquario, dato che Acquario segue i pesci nella precessione degli equinozi. Gesù sta solo dicendo che dopo l'era dei pesci arriverà l'era di Acquario. Ora, abbiamo tutti sentito parlare della fine dei tempi e della fine del mondo. A parte le rappresentazioni fumettistiche del libro delle Rivelazioni, questa idea proviene principalmente da Matteo 28:20, dove Gesù dice: «Io sarò con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Tuttavia, la traduzione della parola «mondo» è errata, assieme a molti altri errori di traduzione. La parola utilizzata veramente è «ion», che significa «era». Sarò con voi sino alla fine dell'era. E questo è vero, in quanto la personificazione dell'era dei pesci in Gesù Sole terminerà quando il Sole entrerà nell'era dell'Acquario. L'intero concetto di fine dei tempi e di fine del mondo è un errore di interpretazione di un'allegoria astrologica. Diciamolo a quei circa 100 milioni di americani che credono che la fine del mondo sia vicina. Inoltre, il personaggio di Gesù, essendo un ibrido letterario ed astrologico, è più esplicitamente un plagio della figura del dio sole egiziano Horus. Per esempio, graffiti di oltre 3500 anni fa delle mura del tempio di Luxor in Egitto riportano immagini dell'Annunciazione, dell'Immacolata Concezione, della nascita e dell'adorazione di Horus. Le immagini iniziano con Thoth, che annuncia alla vergine Isis che concepirà Horus. Dopodiché il fantasma sacro Nef ingravida la Vergine e abbiamo quindi il parto della Vergine e l'adorazione. Questa è esattamente la storia del miracolo del concepimento di Gesù. Infatti le similitudini letterarie tra Horus e Gesù sono sbalorditive. E il plagio è continuo. La storia di Noè e della sua arca è presa direttamente dalla tradizione. Il concetto di grande alluvione è onnipresente nel mondo antico, con oltre 200 differenti citazioni in differenti periodi ed epoche. Tuttavia, basta guardare non più lontano di una fonte precristiana risalente al 2600 a.C., la leggenda di Gilgamesh. Questa storia parla di una grande alluvione ordinata da Dio, di un'arca che trasportava animali portati in salvo, e persino la liberazione e il ritorno di una colomba, che corrispondono del tutto alla storia biblica, assieme a molte altre similitudini. Tuttavia, diversamente dalla Bibbia, la storia di Gilgamesh è sempre stata considerata una leggenda. E poi c'è il plagio della storia di Mosè. Sulla nascita di Mosè è stato detto che fu messo in una cesta e abbandonato in riva al fiume, in modo da evitare l'infanticidio. Venne successivamente salvato da una figlia di reali e da lei cresciuto come un principe. Questa storia del bimbo nella cesta è stata rubata direttamente dal mito di Sargon di Akkad del 2250 a.C.
Sargon, una volta nato, fu messo in una cesta in modo da evitare l'infanticidio e abbandonato lungo un fiume. Fu a sua volta salvato e cresciuto da Aki, una levatrice di una famiglia reale. Inoltre, Mosè era conosciuto come il portatore delle leggi, colui che ha portato i 10 comandamenti, le leggi di Mosè. Tuttavia, l'idea di una legge inviata da un dio ad un profeta su una montagna è anch'essa un tema ricorrente molto antico. Mosè è solo un altro portatore delle leggi divine, assieme ad una lunga schiera di analoghe figure nella storia mitologica. In Babilonia, a Nemo venne assegnato l'incarico di ritirare le tavole delle leggi sulla montagna per poi darle al suo popolo. In India, Manu fu il grande portatore di leggi. A Creta, Minos ascese il monte Dicta, dove Zeus gli diede le sacre leggi. Mentre in Egitto c'era Mises, che portò le tavole di pietra sopra le quali c'erano le leggi scritte da Dio. Nemo, Manu, Minos, Mises, Mosè. E i 10 comandamenti? Essi sono ripresi integralmente dalla formula magica numero 125 del libro egizio dei morti. Quello che nel libro dei morti era «Io non ho rubato» diventa «Non rubare». «Io non ho ucciso» diventa «Non uccidere». «Io non ho detto bugie» diventa «Non dire falsa testimonianza». E così via. In effetti, la religione egiziana costituisce probabilmente il 90% delle basi fondamentali della teologia giudaico-cristiana. Battesimo, vita dopo la morte, giudizio finale, parto della Vergine, morte e resurrezione, crocifissione, l'arca dell'alleanza, circoncisione, salvatori, la santa comunione, la grande alluvione, Pasqua, Natale, ascesa al cielo e molti molti altri. Sono tutti concetti ascrivibili a credenze egizie, create molto prima della cristianità e del giudaismo. Giustino il Martire, uno dei primi difensori e storici cristiani, scrisse: quando noi affermiamo che Lui, Gesù Cristo, nostro Maestro, fu generato senza unione sessuale, fu crocifisso, morto e risorto e poi asceso in cielo, non proponiamo niente di diverso da ciò che voi considerate appartenga alle credenze dei seguaci del Dio Giove. In un altro testo, Giustino il Martire affermava: egli era nato da una vergine. Accettate questo come una similitudine con le credenze circa il Dio Perseo. È ovvio come Giustino e altri paleocristiani sapessero quanto simili fossero la cristianità e le religioni pagane. Tuttavia, Giustino aveva una soluzione. Giustino era così preoccupato della questione che decise di incolpare il demonio. Il demonio ebbe la lungimiranza di venire prima di Cristo e diffondere queste sue caratteristiche anche nel mondo pagano. Cristianesimo fondamentalista, affascinante. Questa gente crede davvero che il mondo abbia 12.000 anni. Allora ho chiesto a uno di questi: ok, e allora i fossili di dinosauro? E lui mi ha detto: i fossili di dinosauro? Dio li ha messi lì per testare la nostra fede. E io credo che Dio ti abbia messo qui per testare la mia fede. La Bibbia non è altro che un'opera letteraria ibrida astroteologica, come pressoché tutte le precedenti mitologie religiose. In effetti, questa abitudine di trasferire caratteristiche di un personaggio ad un nuovo personaggio si può trovare anche all'interno della stessa Bibbia. Nel Vecchio Testamento c'è la storia di Giuseppe. Giuseppe era un prototipo di Gesù. Giuseppe fu generato da una nascita miracolosa, Gesù fu generato da una nascita miracolosa. Giuseppe aveva 12 fratelli, Gesù aveva 12 discepoli. Giuseppe fu venduto per 20 monete d'argento, Gesù fu venduto per 30 monete d'argento. Il fratello Giuda suggerisce di vendere Giuseppe, il discepolo Giuda propone la vendita di Gesù. Giuseppe inizia a lavorare all'età di 30 anni, Gesù inizia il suo ministero all'età di 30 anni. Il parallelo può continuare all'infinito. Per di più, esiste una qualsiasi prova storica, non biblica, dell'esistenza di una persona vivente di nome Gesù, il figlio di Maria, che ha viaggiato con 12 discepoli, che ha guarito persone e cose di questo tipo? Ci sono oltre 40 storici ben documentati che hanno vissuto sia durante che subito dopo la presunta vita di Gesù e hanno prodotto opere letterarie che messe insieme potrebbero riempire una piccola biblioteca. Quanti di questi storici hanno documentato questo leader spirituale? Neanche uno. Non c'è nessuna prova di nessun uomo conosciuto con il nome di Gesù nei documenti storici di quel periodo che rassomigli anche vagamente alla presunta vita biblica di Gesù. Voi credete che un uomo che è risorto dopo la morte e asceso in paradiso davanti agli occhi dei presenti e ha compiuto numerosi miracoli a lui attribuiti non sarebbe apparso nei documenti storici? Non è apparso perché Gesù, sia come persona che come Messia, non è esistito.
Non vogliamo essere offensivi, vogliamo basarci sui fatti. Non vogliamo ferire i sentimenti di nessuno, ma vogliamo essere accademicamente corretti rispetto a ciò che comprendiamo e sappiamo essere vero. E la cristianità, appunto, non si basa sulla verità. Abbiamo scoperto che la cristianità era infatti niente più che una storia romana, sviluppata in modo politico. La realtà è che Gesù era la divinità sole della setta gnostica cristiana e, come tutti gli altri dei pagani, era una figura mitologica. È stato l'establishment politico che ha cercato di storicizzare la figura di Gesù per funzioni di controllo sociale. Dal 325 d.C. a Roma l'imperatore Costantino riunì il concilio di Nicea. È stato durante questo incontro che il Nuovo Testamento venne formalmente definito e da allora ebbe inizio una lunga storia di frodi spirituali e spargimenti di sangue in nome della religione cristiana. E per i 1600 anni successivi il Vaticano ha mantenuto una forza opprimente su tutta l'Europa, portando periodi gioiosi come l'Alto Medioevo assieme ad eventi gloriosi come le crociate e l'Inquisizione. La cristianità, assieme agli altri sistemi religiosi teistici, sono la frode di questa era. È servita per separare popolazioni dal loro habitat naturale e allo stesso modo per separare i popoli. Sostiene una cieca sottomissione all'autorità e riduce la responsabilità dell'uomo, considerato che è Dio che controlla tutto. E inoltre terribili crimini possono essere giustificati nel nome di un obiettivo divino. E più importante di tutto, rende più potenti coloro che sanno la verità, ma usano il mito per manipolare e controllare le società. Il mito religioso è l'arma più potente che sia mai stata creata e serve come terreno psicologico sopra il quale altri miti possono sorgere. Un mito è un'idea che, sebbene venga creduta come vera da molte persone, è falsa. In un senso più profondo, in senso religioso, un mito serve come storia in grado di orientare e mobilitare la gente. Non si mette al centro l'aderenza alla realtà di una storia, ma la sua funzione. Una storia non può funzionare se non viene considerata vera all'interno di una comunità o di una nazione. Non si discute nemmeno con quelle persone che hanno il cattivo gusto di porgere domande circa la verità della storia sacra. I tutori della fede non entrano in dibattito con loro, li ignorano o li condannano pubblicamente come blasfemi. È sbagliato, blasfemo ed immorale che lei voglia suggerire, insinuare o aiutare altre persone ad arrivare alla conclusione che il governo americano abbia ucciso 3.000 dei suoi stessi cittadini. Come se un team di demolizione l'avesse fatto esplodere, come quando si fa la demolizione di un vecchio edificio. È sembrata una di quelle scene di quando un vecchio edificio viene riempito intenzionalmente di dinamite e fatto esplodere. Qualsiasi persona che abbia mai osservato un edificio mentre viene intenzionalmente demolito sa che se si vuole far questo, tu devi colpire le fondamenta dell'infrastruttura per farlo crollare. Nel modo in cui la struttura è crollata si capisce che è il risultato di qualcosa che è stato piazzato al suo interno. Non è stato accidentale che la prima torre sia appena crollata e che la seconda sia crollata esattamente nello stesso modo. Come abbiano compiuto tutto ciò, non lo sappiamo. L'edificio è crollato riducendosi in polvere. Non si trova una scrivania, non si trova una seggiola, non si trova un telefono, un computer. Il più grande pezzo di un telefono che ho trovato era grande come mezza tastiera ed era circa grande così. Cos'è accaduto al cemento armato? Il cemento armato è stato polverizzato. Fiumi e fiumi di polvere, spessa dai 5 agli 8 centimetri. Il cemento armato è stato letteralmente...
polverizzato. Di queste immagini ne abbiamo viste sin troppe in passato. Quando un edificio viene deliberatamente distrutto, posizionando nei punti corretti dinamite per farlo crollare. È come se avessero dei detonatori posizionati in modo a far implodere l'edificio. Hai sentito una seconda esplosione? È stata una notevole esplosione. È stata un'esplosione secondaria, dopodiché il collasso successivo. È vicino all'esplosione che ha colpito tutti gli altri. A me è sembrato il suono di un'esplosione. Aveva il suono di un'arma da fuoco. Bang, bang, e poi tutto ad un tratto tre grandi esplosioni. Una grande esplosione. E l'intera parte superiore dell'edificio è appena esplosa. Abbiamo visto una sorta di esplosione. Per la forza dell'esplosione. Una grande esplosione. Siamo ritornati all'ottavo piano. Nell'atrio d'ingresso c'è stata questa enorme esplosione. Nell'atrio d'ingresso sembrava come se una bomba vi fosse appena esplosa. Un'enorme esplosione, adesso stanno piovendo vetrine. C'è stata un'enorme esplosione di cui tutti noi abbiamo sentito il suono. L'onda siamo stati testimoni di una non meglio identificata serie di esplosioni consecutive. Ho sentito una forte onda d'urto dell'esplosione. L'esplosione secondaria, torre 1-10. C'è qualche altra bomba che sta per esplodere. Lui crede che in verità ci fossero dei detonatori nascosti nell'edificio. Dei detonatori nascosti nell'edificio. I don't think anybody could have predicted that they would try to use an airplane as a missile, a hijacked airplane as a missile. Nobody in our government, at least, and I don't think the prior government that could envision flying airplanes into buildings. No specific threat involving really a domestic operation or involving what happened, obviously, the city's airliner and so. There were no warning signs that I'm aware of. USA Today riporta che nei due anni precedenti gli attacchi dell'11 settembre, la NORAD aveva condotto esercitazioni in cui aerei di linea venivano utilizzati come proiettili e uno degli obiettivi era il World Trade Center. In documenti confidenziali provenienti dalle Filippine, ottenuti dalla CNN, il piano era chiaro. Avrebbero preso un aereo commerciale qualsiasi e una volta preso il controllo della cabina di pilotaggio si sarebbe diretto contro gli uffici direttivi della CIA. Altri edifici considerati obiettivi, il Pentagono e il World Trade Center. Il controspionaggio e l'antiterrorismo erano in allarme dalle parole di George Tenet, direttore CIA, e le avvisaglie di un imminente attacco erano così intense che qualcosa di drammatico sarebbe stato messo a segno. Era una situazione senza paragoni. E invece il nostro presidente è andato in vacanza per un mese? Il direttore dell'intelligence pakistana, Mahmoud Ahmed, aveva chiesto a Omar Sheikh di trasferire $100,000 a Mohammed Atta, il capo dei dirottatori. Il dirottatore Mohammed Atta ha ricevuto un trasferimento di denaro dal Pakistan. Si crede che l'uomo che ha inviato il denaro ad Atta fosse Ahmed Omar Said Sheikh. Omar Sheikh ha ammesso di essere stato sostenuto dai servizi di intelligence governativi del Pakistan, l'ISI. Dato che ci è stato detto che 4 o 5 dei presunti dirottatori si trovavano su ciascun volo, allora i loro nomi dovrebbero trovarsi negli elenchi passeggeri. Ma gli elenchi passeggeri che sono stati resi pubblici non contengono il nome dei presunti dirottatori, né tantomeno alcun nome arabo qualunque. Noi sappiamo che gli uomini che sono stati considerati i presunti dirottatori avevano le loro case, auto, carte di credito pagate dal governo americano. Loro, in realtà, erano agenti. Le prove sembrano piazzate di nascosto sulla scena. Il passaporto di uno dei dirottatori del volo 11 si suppone sia stato trovato in mezzo ai detriti. Ha attraversato la palla di fuoco, ha attraversato la fusoliera dell'aereo ed è caduto a terra, senza un graffio. Ma qualcosa è accaduto. Per 6 mesi ci hanno riportato che avevano questo passaporto. Ehi, ce l'abbiamo, abbiamo la prova. E poi il tizio è uscito allo scoperto e lui è vivo. Molti di questi 19 uomini sono ancora in vita.
first we're after Saddam Hussein. I mean Bin Laden. He's January 2001. Gennaio 2001. L'amministrazione Bush ordina all'FBI e alle agenzie di intelligence di interrompere le investigazioni sulla famiglia Bin Laden, compresi due parenti di Osama Bin Laden, che vivevano, immaginate dove, a Falls Church, proprio accanto agli uffici direttivi della CIA. Quando Jay era il criminale più ricercato d'America, stando a quanto viene riferito, ha trascorso due settimane in un ospedale americano a Dubai, fu curato da un dottore americano e ricevette una visita dell'agente locale della CIA. Non abbiamo visto una benché minima prova che colleghi direttamente Osama Bin Laden all'ideazione dei piani degli attentati dell'11 settembre. Questo insuccesso nel fornire le prove del suo coinvolgimento fu ritenuto successivamente irrilevante, in quanto Bin Laden, in un video che si dice sia stato ritrovato in Afghanistan, avrebbe ammesso la responsabilità degli attacchi. Questa confessione è ora citata da più parti come prova, ma l'uomo in questo video ha la pelle più scura, le guance più piene e un naso più largo di quello di Osama Bin Laden. Sembra ancora una volta che siano state costruite false prove. Nel 1996, il fratello più vecchio di Osama, Salim Bin Laden, ha assunto un uomo in Texas dal nome Jim Bath perché gestisse tutti gli investimenti negli Stati Uniti per conto della famiglia Bin Laden. Si dà il caso che Jim Bath sia anche un amico d'infanzia ed ex pilota della Guardia Nazionale di George W. Bush. Le connessioni tra le famiglie Bush e Bin Laden diventarono ancora più chiare quando Bush padre fece un viaggio in Arabia Saudita nel 1998 e nel 2000 e incontrò la famiglia Bin Laden per conto del gruppo Carlyle. On behalf of a company called the Carlyle Group. Come avrebbe potuto chiunque pilotare un aereo di 60 tonnellate, largo 38 metri ed alto 13 metri e mezzo, lungo questo percorso ad ostacoli? Ci è stato riferito come l'aeroplano, prima di colpire il Pentagono, abbia eseguito una virata spirale verso il basso di 270 gradi, anche se era noto che Ani Agnur fosse un pessimo pilota, che non era in grado di pilotare in sicurezza nemmeno un piccolo aeroplano. Nessun seggiolino, nessun bagaglio, nessun corpo, nient'altro che mattoni e calcinacci. La spiegazione ufficiale è che l'intenso calore proveniente dal carburante del jet abbia vaporizzato l'intero aereo. Il volo 77 aveva due motori Rolls-Royce in lega di acciaio e titanio e pesavano 6 tonnellate ciascuno. È scientificamente impossibile che 12 tonnellate di acciaio e titanio siano state vaporizzate dal carburante dell'aereo. Ci è stato detto che sono stati in grado di riconoscere i corpi sia dalle loro impronte digitali che dal loro DNA. Quindi, che tipo di incendio riesce a vaporizzare l'alluminio, ad indebolire l'acciaio e comunque a lasciare intatti i corpi umani? Da una mia ispezione ravvicinata, non c'è alcuna prova di un aereo schiantatosi ovunque vicino al Pentagono. E come ho detto, gli unici pezzi rimasti che si possono vedere sono piccoli abbastanza da poter essere raccolti con le mani. Immediatamente dopo lo schianto, gli agenti governativi hanno raccolto i resti e li hanno portati via. L'intero prato è stato ricoperto da terriccio e ghiaia, in modo tale che ogni prova legale rimasta fosse letteralmente insabbiata. I video delle telecamere di sicurezza nella vicina stazione di servizio dello Sheraton Hotel, che avrebbero potuto mostrare quello che realmente ha colpito il Pentagono, sono stati immediatamente confiscati da agenti dell'FBI. Il Dipartimento di Giustizia si è rifiutato sino ad oggi di rilasciarli. Se questi video provassero che il Pentagono è stato davvero colpito da un 767, molti di noi credono che il governo, in tal caso, li renderebbe pubblici. Sembra esserci niente laggiù, tranne che un'enorme buca nel terreno. Di fatto è vero, l'unica cosa che si riusciva a vedere da dove ci trovavamo era questo enorme sfregio del terreno nella zona e qualche albero spezzato. Puoi vedere alcune persone lavorare, camminare attorno alla zona, ma da quello che si può vedere non è rimasto un granché. Nessun resto dell'aereo di grosse dimensioni? No, non c'era niente, niente che ti poteva far capire che un aereo si era schiantato laggiù.
La teoria pancake, secondo la quale gli incendi, pur non avendo sciolto l'acciaio, lo hanno riscaldato a sufficienza da far sì che i piani dell'edificio, indeboliti dallo schianto dell'aereo, si staccassero dalle colonne portanti d'acciaio, causando una reazione a catena. Quindi ti aspetteresti, sulla base di questa teoria, che è la teoria ufficiale, di vedere una pila di piani ammassati l'uno sull'altro e anche un asse di colonne portanti rimasto in piedi. Il cuore di ciascuna delle torri gemelle era costituito da 47 colonne d'acciaio massiccio. Se i piani si fossero staccati dalle colonne portanti, queste colonne sarebbero ancora in piedi fino ad un'altezza di 300 metri. Gli aerei non hanno tagliato tutte quelle colonne portanti. Abbiamo progettato questi edifici per sopportare l'impatto di un Boeing 707 che colpiva l'edificio in qualsiasi punto. L'edificio probabilmente può sostenere molteplici impatti di aerei di linea. Che l'aereo volasse direttamente contro gli edifici? Sì, direttamente, entrando negli edifici, giusto? Sta dicendo che gli edifici erano progettati per sopportare uno squarcio simile e rimanere in piedi? Sì, lo erano. Se tu lasciavi cadere una palla da biliardo dalla cima del World Trade Center da un'altezza di 110 piani, ci avrebbe messo dagli 8 ai 10 secondi per toccare terra, se non avesse incontrato alcun tipo di resistenza. Le torri gemelle sono venute giù quasi ad una velocità di caduta libera. 200.000 tonnellate di acciaio finisce in frantumi ed esplode verso l'esterno ad oltre 150 metri. Questo significa che i vari piani sono finiti in frantumi ad una velocità media di circa 10 piani al secondo. Non è possibile in alcun modo che il crollo di edifici generato da un effetto pancake possa avvenire ad una velocità pari a quella di caduta libera. Ma cosa può spazzare via tutta quella massa in quel modo? Gli esplosivi. Quarantasette enormi colonne d'acciaio che arrivano fino al cuore dell'edificio e sono collegate fra di loro. Come può essere che crollino tutte simultaneamente, in modo tale che l'intero nucleo dell'edificio scompaia? Sembra proprio che quelle colonne portanti siano state tagliate. Noi facciamo questo tagliando le travi ad angolo. Ho iniziato ad osservare il metallo fuso. Tutti e tre gli edifici, entrambe le torri in mezzo ai detriti, nei piani sotterranei e nell'edificio 7, c'erano queste vasche di metallo fuso. Se voi scendete giù, potete vedere metallo fuso che scorre lungo le scanalature delle travi. Sembra di essere in una fonderia, come la lava da un vulcano. L'acciaio fuso fu ritrovato 3, 4 e 5 settimane dopo, mentre i detriti venivano rimossi. Ci ha detto che l'acciaio fuso è stato trovato anche sotto l'edificio 7. Allora, sto osservando i documenti ufficiali e cosa dicono circa il metallo fuso? Non dicono niente. Aspettate un attimo, questa è una prova importante. Da dove è saltato fuori? La termite è così calda che riesce a passare attraverso l'acciaio, acciaio di strutture portanti, per esempio, così come un coltello taglia il burro. I prodotti della combustione sono ferro fuso e ossido di alluminio, che viene espulso, specie in forma di polvere. Ricordate queste enormi nuvole di polvere? Potete immaginare cosa succede quando combinate questi agenti chimici su larga scala. Vasche di metallo fuso sotto entrambe le torri dopo il loro collasso e anche sotto l'edificio 7. Ma l'edificio 7 non è stato nemmeno colpito da un aereo. Parte del problema è che la maggior parte della gente di fatto non sa un granché dell'edificio 7 a causa dell'estremo riservo che circonda questo crollo. Questo era un grattacielo di 47 piani. Questo edificio è crollato alle 17:25. Non è stato colpito da un aereo. Questo edificio aveva incendi solo su 2 o 3 piani. Ed è stato buttato giù da qualcosa che noi sappiamo essere una demolizione controllata. Le demolizioni controllate assomigliano proprio a questo. L'edificio si piega nel mezzo, dopodiché cade giù, dritto, quasi ad una velocità di caduta libera. Prima di tutto fanno esplodere una delle colonne centrali, in modo tale che l'edificio cada su se stesso. L'edificio 7 si è piegato, si è incuneato nel classico modo. Le sue colonne centrali sono esplose per prime, in modo tale da non danneggiare strutturalmente gli edifici accanto, che distavano pochi metri.
Secondo le procedure operative standard, se un controllore di volo della FAA nota qualsiasi cosa che possa far supporre un possibile dirottamento, i controllori devono contattare i loro superiori. Se il problema non rientra entro un minuto, i superiori chiedono al NORAD di far arrivare o far decollare degli aerei caccia per scoprire cosa succede. Dopodiché il NORAD trasmette l'ordine di decollo rapido alla più vicina base aerea militare con aerei caccia a disposizione. Sebbene solitamente occorrano 10 minuti circa per intercettare un aereo, in questo caso sono trascorsi quasi 80 minuti affinché gli aerei caccia decollassero soltanto. È un'anomalia del tutto inverosimile. Non un singolo aereo dell'aviazione americana fa girare una ruota, se non quando è troppo tardi. Non è arrivato neanche un jet. E se fossero stati così confusi, così deliberatamente confusi da non poter reagire? La ragione per cui non sapevano dove andare era imputabile ad una serie di esercitazioni di guerra contraddittorie e simultanee che erano in corso. Sono stati inseriti falsi segnali radar negli schermi radar del settore della difesa nel nord-est. Boston Center, abbiamo un problema qui. Abbiamo un aereo dirottato che si dirige verso New York. Abbiamo bisogno che qualcuno faccia decollare immediatamente degli F-16 o qualcos'altro quassù. Aiutateci. È reale o un'esercitazione? È reale o un'esercitazione? C'era un'altra esercitazione, Vigilant Warrior, che era in effetti, secondo fonti del NORAD, la simulazione di un dirottamento aereo che veniva condotta negli stessi istanti, con solo 8 aerei caccia disponibili, che dovevano decollare in coppia e far fronte perlomeno a 22 possibili dirottamenti quella mattina dell'11 settembre. E non erano in grado di separare le esercitazioni di guerra dai dirottamenti reali. Pagina 1972. Il governo degli Stati Uniti non è stato in grado di determinare l'origine del denaro utilizzato per gli attacchi dell'11 settembre. Si ritiene tale questione di scarsa significatività pratica. Le autorità americane non sono riuscite a rintracciare la fonte dei finanziamenti degli attacchi e poi abbiamo questa stupefacente e falsa affermazione. Fondamentalmente è di scarsa importanza. Invece è di enorme importanza. Non importa chi ha pagato per l'11 settembre. È stato riconosciuto che il crollo della Torre 7 è alquanto difficile da spiegare. La commissione dell'11 settembre ha implicitamente ammesso di non essere in grado di spiegare il crollo di questo edificio, non menzionandolo affatto. By not even mentioning it. President, why are you and the Vice President insisting on appearing together before the 9/11 Commission? Because the 9/11 Commission wants to ask us questions. That's why we're meeting, and I look forward to meeting with them and answering their questions. Why you're appearing together rather than separately, which was their request? Because it's a good chance for both of us to answer questions that the 9/11 Commission is looking forward to asking us, and I'm looking forward to answering them. Let's see. Do you think they should be able to stand up and speak their own words? They should go under oath. They should be, yeah, in public. Don't you think that the families deserve to have a transcript or to be able to see what Adam, you said? Adam, you asked me that question yesterday. La relazione finale doveva essere una relazione unanime. Ciò significa che se c'era un singolo membro della commissione che aveva una qualsiasi opzione su qualsiasi tema, quella cosa sarebbe stata tralasciata dalla relazione finale. Abbiamo scoperto non solo che lui ha lavorato per il gruppo che ha seguito la transazione all'amministrazione Bush, ma anche che questa persona ha scritto la bozza del discorso di insediamento del Consiglio di Sicurezza Nazionale dell'amministrazione Bush. È anche un individuo che ha scritto la strategia di guerra preventiva che sarebbe stata messa in pratica con la guerra in Iraq. Ed è un amico stretto di Condoleezza Rice. Vogliamo che lui si dimetta. Letteralmente non c'è niente nella relazione sull'11 settembre che l'amministrazione Bush non abbia approvato. Avevamo inteso tuttavia che la commissione presieduta da Zelikov avrebbe ignorato tutte le prove che indicavano la verità. L'11 settembre è stata un'operazione false flag diretta ad autorizzare le politiche e raccogliere le risorse economiche necessarie per un nuovo scenario di mobilitazione imperialista. All right.
armed with knives, armed with chemical, biological, nuclear weapons. Fanatic terrorists, September 11th. September 11th, killers, September 11th. Terrorists, Al-Qaeda, terrorists, nuclear weapons, terrorists. 9-11, terrorists, evil. September 11th, September 11th. The terrorism, war, and danger. September 11th, terrorism, global terrorism, terrorism, terrorism. Terrorists, 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 terror. Terrorists, terrorists, terrorism. September 11th, global terrorism, terrorists, terror, terrorism. September 11th, world terrorism, terror, terrorism. September 11th, global terrorism. September the 11th, terror. Weapons of mass destruction. September the 11th, terrorismo. Le parole sono ripetute in modo ipnotico. Terrorismo, terroristi, minaccia di attentato. E naturalmente si crede sia collegato ad Al-Qaeda. Ma è la cosiddetta guerra al terrorismo che ci scorre davanti praticamente 24 ore al giorno, ogni giorno, che viene usata come elemento catalizzatore delle nostre esistenze dal quale non si può fuggire. One day our grandchildren will look back on this time and ask, how was the war on terror won? L'intera classe dirigente USA, l'elite dirigente, arriva a considerare il terrorismo come il miglior mezzo, se non l'unico mezzo, in grado di garantire la coesione sociale, per poter dare l'immagine di un nemico in grado di tenere unita la società. Secondo le teorie neocon di Carl Schmitt, si deve avere l'immagine di un nemico della società per poter avere una società. E questa è una cosa molto grave, perché questo significa che l'intero ordine sociale, i partiti politici, la vita intellettuale, la politica in generale, si basano tutte su un mito mostruoso. Guardate quello che ha fatto la CIA nel nostro paese. Quello che ci è stato fatto è incredibile. Guardate gli atti terroristici che sono avvenuti. La CIA era praticamente dietro ciascuno di loro. Abbiamo le caserme dei Marines, l'ambasciata in Kenya, il volo 103 della Pan Am, abbiamo la USS Cole, abbiamo Oklahoma City e l'attentato del 1993 al World Trade Center. Con l'aiuto dei terroristi hanno fatto esplodere il World Trade Center la prima volta. Avevano la bomba, avevano le loro patenti di guida. L'informatore, sì, l'informatore, chiamato Salem, un ufficiale dell'esercito egiziano di 21 anni, a lui fu assegnato il compito di assemblare l'ordigno. Quindi andò dal suo supervisore, il supervisore dell'FBI, e gli chiese: metteremo una bomba inerte, vero? Il supervisore dell'FBI gli disse: no, metteremo una bomba vera. L'FBI ha realmente portato avanti gli attacchi al World Trade Center nel 93. Hanno ingaggiato Amal Salem e l'hanno pagato $1 milione, fornendogli veri esplosivi, un detonatore, dicendogli di costruire una bomba che avrebbe dato ad un gruppo di fanatici che era sotto il suo controllo, consentendogli di attaccare il complesso del World Trade Center. Sfortunatamente per loro, furono uccise solo 6 persone, non abbastanza per far passare una legislazione antiterrorismo. Così abbiamo quello che è accaduto 2 anni dopo, nell'aprile 95. Crolla il Murrah Building di Oklahoma City, 168 morti. Un anno dopo, la legislazione antiterrorismo, che spazza via molti dei nostri diritti costituzionali e libertà civili, viene approvata. Perché alle 9:30 di stamattina avremmo dovuto portare avanti un'esercitazione per una società di circa 1000 persone a Londra. Prevedeva la simultanea esplosione di bombe nelle stesse identiche stazioni che sono state colpite quella mattina. È una cosa che mi è rimasta impressa, che non posso ignorare. Quindi mi chiarisca questo: voi stavate per tenere un'esercitazione per affrontare questo tipo di evento e si è verificato esattamente durante la vostra esercitazione? Esattamente.
Dovremmo credere a una sorta di coincidenza. Era in corso un addestramento antiterrorismo anche il 7 luglio e ancora, come l'11 settembre, si trattava di simulazioni di attacchi contro gli stessi obiettivi, le stesse stazioni metro e gli stessi identici orari dei veri attacchi terroristici che sono poi avvenuti fornendo una specie di copertura a quelle che devono essere operazioni in qualche modo orchestrate dallo Stato. Sono assolutamente terrorizzato di come tanta gente in questo paese non pensi. Siamo stati indotti a credere che un tipo arabo, lassù tra le montagne, abbia finanziato il più elaborato attacco nel nostro paese. Voi credete che della gente da una caverna, fosse in grado di mettere fuori gioco il NORAD? Voi credete che della gente da una caverna fosse in grado di far accadere tutto ciò? Quando penso a quanti americani furono uccisi a New York e a quanti hanno creduto, come l'ho creduto anch'io, che questo fosse un attacco pianificato. Questa è un'operazione da manuale che i nazisti al potere hanno usato e continuano a usare ancora ed ancora. L'America è stata fregata ancora una volta. I don't have to tell you things are bad. Everybody knows things are bad. The dollar buys a nickel's worth. Banks are going bust. Shopkeepers keep a gun under the counter. Punks are running wild in the street. There's nobody anywhere who seems to know what to do, and there's no end to it. We know the air is unfit to breathe, and our food is unfit to eat. We sit watching our TVs while some local newscaster tells us that today we had 15 homicides and 63 violent crimes, as if that's the way it's supposed to be. We know things are bad, worse than bad. They're crazy. It's like everything everywhere is going crazy, so we don't go out anymore. We sit in the house, and slowly the world we're living in is getting smaller, and all we say is, please, at least leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV and my steel-belted radios, and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not going to leave you alone. I want you to get mad. I don't want you to protest. I don't want you to riot. I don't want you to write to your congressmen because I wouldn't know what to tell you to write. I don't know what to do about the depression and the inflation and the Russians and the crime in the street. All I know is that first, you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being. God damn it! My life has value! It's really bad. It's black. It's iron. My wife thinks I'm all right. I called her and said I was leaving the building. I was fine. And I'm bang. To three of us, two broken windows. Oh, God! Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence. On infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice. It is a system which has conscripted
vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no secret is revealed. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. Nel 1775, la guerra della rivoluzione americana ebbe inizio quando le colonie americane cercarono di staccarsi dall'Inghilterra e dalla sua oppressiva monarchia. Sebbene molte ragioni della rivoluzione vengano citate, una risalta come la principale. Re Giorgio III d'Inghilterra mise fuori legge la valuta indipendente senza interessi che le colonie stavano producendo ed usando al loro interno, anziché essere costrette a prendere in prestito denaro dalla Banca Centrale d'Inghilterra pagando un interesse, indebitando immediatamente le colonie. E come Benjamin Franklin scrisse successivamente, il rifiuto di Re Giorgio III di consentire che le colonie applicassero un sistema monetario onesto che liberasse l'uomo comune dalla morsa dei manipolatori monetari fu probabilmente la causa principale della rivoluzione. Nel 1783 l'America sancì la sua indipendenza dall'Inghilterra. Tuttavia, la sua battaglia contro il concetto di banca centrale e contro la corruzione e l'avidità degli uomini associati ad essa era appena iniziata. Quindi, cos'è una banca centrale? Una banca centrale è un'istituzione che produce la valuta di un'intera nazione. Basandosi sui precedenti storici, due specifici poteri sono peculiari dell'attività della banca centrale: il controllo dei tassi di interesse e il controllo dell'offerta di moneta, o inflazione. Una banca centrale non solo fornisce moneta all'economia di una nazione, ma la dà in prestito applicando un interesse. Dopodiché, regolando la crescita o la contrazione dell'offerta di moneta, la banca centrale regola il valore della moneta che viene emessa. È fondamentale capire come l'intera struttura di questo sistema può produrre un'unica cosa nel lungo termine: debito. Non serve molto ingegno per capire questo imbroglio, dato che ogni singolo dollaro che la banca centrale produce viene prestato applicando un interesse. Questo significa che ogni singolo dollaro prodotto consiste in verità in un dollaro più una certa percentuale di debito incorporata da quello stesso dollaro. E finché una banca centrale ha il monopolio nella produzione di moneta di un'intera nazione e presta ogni dollaro con una quota immediata di debito incorporata in quel dollaro, da dove dovrà provenire il denaro per pagare quel debito? Ancora una volta potrà venire soltanto dalla banca centrale. Ciò significa che la banca centrale deve far crescere continuamente l'offerta di moneta per poter coprire temporaneamente il debito creato non pagato. E come risultato, dato che il nuovo denaro viene anch'esso dato in prestito applicando un interesse, si ottiene ancora più debito. Il risultato finale di questo sistema, senza dubbio, è la schiavitù, perché è impossibile per il governo e anche per la gente uscire mai da un debito che si autorigenera. I padri fondatori di questa nazione erano ben consapevoli di tutto questo. Sin dai primi del Novecento, gli Stati Uniti avevano già sperimentato e rimosso alcuni sistemi bancari centrali, che furono oggetto di atti di frode da parte di avidi interessi bancari. A quell'epoca, le famiglie dominanti del mondo bancario e degli affari erano i Rockefeller, i Morgan,
di Warburg e i Rothschild, e nei primi del Novecento cercarono di fare pressione ancora una volta a favore di una legge che consentisse di creare nuovamente una banca centrale. Tuttavia, sapevano che il governo e la gente erano molto stanchi di quel tipo di istituzioni. Era quindi necessario creare un incidente che colpisse l'opinione pubblica. Fu allora che J.P. Morgan, all'epoca considerato un luminare della finanza, si servì della sua enorme influenza e fece diffondere voci incontrollate circa il presunto fallimento di una delle principali banche di New York. Morgan sapeva che questo avrebbe causato un'isteria di massa, che avrebbe colpito anche altre banche, come in effetti successe. La gente, per timore di perdere i propri depositi, diede inizio immediatamente ai prelievi di massa. Di conseguenza, le banche furono costrette a richiedere la restituzione dei prestiti concessi, costringendo i beneficiari a vendere le proprie proprietà, generando una spirale di bancarotte, sequestri di beni e disordini sociali. Collegando fra loro le cose, pochi anni dopo, Frederick Allen, nel settimanale Life, scrisse: «Gli interessi di Morgan hanno avuto la meglio nel far precipitare verso il panico nel 1907, guidandolo perspicacemente proprio mentre cresceva. Ignari della frode, dopo il panico del 1907, si costituì una commissione d'inchiesta parlamentare, diretta dal senatore Nelson Aldrich, che aveva stretti legami con i cartelli bancari e che più tardi divenne un membro della famiglia Rockefeller. La commissione diretta da Aldrich raccomandò la costituzione di una banca centrale affinché i casi di panico come quelli del 1907 non si verificassero più. Questa era la scintilla di cui avevano bisogno i banchieri internazionali per avviare il loro piano. Nel 1910 si tenne un incontro segreto in una proprietà di J.P. Morgan sulle isole Jekyll. Fu in quell'occasione che la legge sulla banca centrale chiamata Federal Reserve Act venne scritta. Questa legge fu scritta da banchieri, non da legislatori. Questo incontro era così segreto, così nascosto al governo e alla pubblica opinione, che le 10 personalità che vi parteciparono, si diceva, dovessero rivolgersi fra di loro utilizzando soltanto i loro nomi di battesimo. Dopo la formulazione della legge, questa venne consegnata al loro rappresentante politico, il senatore Aldrich, affinché la facesse approvare dal Congresso. E nel 1913, con un forte sostegno politico dei banchieri, Woodrow Wilson fu eletto presidente, avendo già consentito all'approvazione del Federal Reserve Act in cambio del sostegno alla sua campagna elettorale. E 2 giorni dopo Natale, quando la maggior parte del Congresso era a casa con le proprie famiglie, il Federal Reserve Act venne messo ai voti e Wilson a sua volta promulgò la legge. Anni dopo, Woodrow Wilson scrisse con rammarico: «Sono uno degli uomini più infelici. Io ho inconsapevolmente rovinato il mio paese. Una grande nazione industriale è ora controllata dal suo sistema creditizio. Non siamo più un governo della libera opinione. Non più il governo degli ideali e del voto della maggioranza, ma il governo dell'opinione e della coercizione di un piccolo gruppo di personaggi dominanti». Anche il parlamentare Louis McFadden disse la verità dopo l'approvazione della legge. Qui è stato fondato un sistema bancario mondiale, un superstato controllato dai banchieri internazionali che agiscono congiuntamente per rendere schiavo il mondo a proprio piacimento. La Fed ha usurpato il governo. Ora, all'opinione pubblica era stato detto che il sistema della Federal Reserve era stabilizzatore per l'economia, che l'inflazione e le crisi economiche erano una cosa che apparteneva al passato. Beh, come la storia ci ha dimostrato, niente così lontano dall'essere vero. Il fatto è che i banchieri internazionali possiedono ora un efficiente strumento per poter espandere le proprie ambizioni personali. Per esempio, fra il 1914 e il 1919, la Fed ha aumentato l'offerta di moneta di circa il 100%, determinando un'ampia apertura di credito alle banche minori. Dopodiché, nel 1920, la Fed richiamò una grande percentuale dell'offerta di moneta in circolazione, con il risultato che le banche minori dovettero richiamare una grossa parte dei prestiti concessi, e così come accade nel 1907, si verificarono prelievi di massa, bancarotte e crolli. Oltre 5.400 banche competitive al di fuori del sistema della Federal Reserve crollarono, consolidando ulteriormente il monopolio di un piccolo gruppo di banchieri internazionali. Consapevole di questo crimine, il membro del Congresso Lindbergh si fece avanti e disse nel 1921: «Sotto il Federal Reserve Act, il panico viene creato scientificamente. Il panico attuale è il primo che viene creato scientificamente, manovrato esattamente come la soluzione di un'equazione matematica». Tuttavia, il panico del 1920 era solo un riscaldamento. Dal 1921 al 1929 la Fed ha fatto nuovamente crescere l'offerta di moneta, determinando ancora una volta un vasto incremento dei prestiti alle famiglie e alle banche. C'era anche un tipo del tutto nuovo di prestito, chiamato prestito di margine, nel mercato azionario. Molto semplicemente, un prestito del margine consentiva ad un investitore di versare solo il 10% del prezzo delle azioni, mentre l'altro 90% veniva prestato dal broker. In altre parole, una persona poteva possedere azioni di un valore di $1,000 impiegando solo $100. Questo metodo era molto popolare nei ruggenti anni 20, quando
quando tutti sembravano far soldi investendo nel mercato. Tuttavia c'era un inganno in questo tipo di prestito. Poteva essere richiamato in qualsiasi momento e doveva essere pagato entro 24 ore. Questa clausola era denominata chiamata del margine e il tipico risultato della chiamata del margine era la vendita del titolo assieme al debito sottostante. Pochi mesi prima dell'ottobre del 1929, quindi, J.D. Rockefeller, Bernard Barak e altri insiders uscirono silenziosamente dal mercato. E il 24 ottobre del 1929 i finanziatori newyorkesi che avevano concesso prestiti del margine iniziarono a richiamarli, in massa. Questo diede l'immediato impulso ad una vendita di massa sul mercato, obbligando tutti alla copertura dei margini dei prestiti. Dopodiché iniziarono prelievi di massa per le stesse ragioni, determinando il crollo di più di 16.000 banche e consentendo alla cospirazione dei banchieri internazionali non solo di comprare banche rivali a prezzi scontati, ma anche di acquistare intere corporazioni per pochi penny. Fu la più grande rapina di tutti i tempi. Anziché incrementare l'offerta di moneta per potersi riprendere da questo crollo economico, la Fed ha diminuito l'offerta di moneta, rafforzando una delle più grandi crisi economiche della storia. Furioso una volta ancora, il membro del Congresso Louis McFadden avviò le procedure di impeachment contro il Consiglio della Federal Reserve, affermando che il crollo e la depressione erano eventi che furono provocati in modo scientifico. I banchieri internazionali cercarono di far emergere una condizione di disperazione affinché potessero impadronirsi di tutti noi. Non c'è da stupirsi che dopo due precedenti tentativi di omicidio, McFadden venne avvelenato ad un banchetto prima di poter avviare le procedure di impeachment. Ora, dopo aver ridotto la società allo squallore, i banchieri della Federal Reserve decisero che il sistema aureo doveva essere rimosso. Per fare questo, avevano bisogno di acquistare l'oro che rimaneva in circolazione nel sistema. Per questo, con la pretesa di aiutare la fine della depressione, arrivò nel 1933 la confisca dell'oro. Sotto la minaccia di incarcerazione per 10 anni, a tutti in America veniva richiesto di consegnare al tesoro tutti gli oggetti in oro, rubando di fatto quel poco di benessere che era rimasto alla gente. E alla fine del 1933 il sistema aureo fu abolito. Se guardate ad una banconota da un dollaro precedente al 1933, si legge pagabile in oro. Se guardate una banconota oggi, si dice che è moneta a corso legale, che significa che il suo valore è coperto da niente. È carta senza valore. L'unica cosa che dà valore alla nostra moneta è quanta ce n'è in circolazione. Quindi, il potere di regolare l'offerta della moneta è anche il potere di regolarne il suo valore, che è anche il potere di mettere in ginocchio intere economie e società. È importante comprendere appieno che la Federal Reserve è una società privata, è federale come lo è la Federal Express, decide le sue politiche e almeno teoricamente non è soggetta ad alcun tipo di regolamentazione da parte del governo. È una banca privata che presta tutto il denaro al governo applicando un tasso di interesse, del tutto simile al modello corrotto di banca centrale, dal quale il nostro paese cercava di sfuggire, dichiarando la propria indipendenza con la rivoluzione americana. Ora, tornando indietro al 1913, il Federal Reserve Act non fu l'unica legge anticostituzionale che venne approvata dal Congresso. Introdussero anche la tassa federale sui redditi. Vale la pena notare come l'ignoranza dell'opinione pubblica americana circa la tassa federale sui redditi è un testamento di quanto, in effetti, sia limitato il livello culturale e la memoria storica del popolo americano. Prima di tutto, la tassa federale sul reddito è del tutto anticostituzionale, in quanto è un'imposta diretta non proporzionale. Tutte le imposte dirette devono essere proporzionali per avere fondamenti di costituzionalità. Secondo, il numero di stati necessario per ratificare l'emendamento che ha consentito l'introduzione dell'imposta sul reddito non è mai stato raggiunto, e questo fatto è stato citato anche in cause legali dei tempi recenti. Terzo, attualmente circa il 35% del reddito medio dei lavoratori viene sottratto attraverso questa imposta. Ciò significa che lavorate 3 mesi all'anno per saldare questa obbligazione fiscale. E dove va a finire quel denaro? Serve a pagare gli interessi sulla moneta che viene emessa dalla fraudolenta Federal Reserve Bank, un sistema che non dovrebbe esistere affatto. Non un centesimo finisce in un qualsiasi tipo di programma governativo. Neanche un centesimo. Il denaro che tu ricavi lavorando per 4 mesi all'anno finisce praticamente nelle tasche dei banchieri internazionali, che hanno la proprietà della banca privata Federal Reserve Bank. E quarto, anche con la pretesa fraudolenta del governo circa la legalità dell'imposta federale sul reddito, non c'è letteralmente alcuno statuto, nessuna legge esistente che imponga il pagamento di questa imposta. Punto. Mi aspettavo, naturalmente, di trovare una legge a cui tu potessi far riferimento nei codici e che ti imponesse di compilare una dichiarazione dei redditi. Naturalmente ci sarà, mi dissi.
A quel punto non riuscii a trovare una legge che imponesse questa obbligazione in modo chiaro, almeno io non ci riuscii, e come me la maggior parte delle persone che conosco, e non ebbi altra scelta che rinunciare a cercare. Basandomi sulla ricerca che ho fatto nel corso del 2000 e che sto ancora oggi portando avanti, non sono riuscito a trovare quella legge. Ho chiesto al Congresso, molte persone nell'IRS, abbiamo chiesto agli assistenti dei commissari. Non possono rispondere, perché se rispondono il popolo americano saprà che tutto questo è una frode. Io non ho compilato una dichiarazione dei redditi da quando me ne sono andato dall'IRS. Io non compilo la dichiarazione dei redditi dal 1999. L'imposta sui redditi non è niente più che la riduzione in schiavitù dell'intera nazione. Ora, il controllo dell'economia e la perpetua sottrazione di ricchezza è solo uno dei lati del cubo di Rubik che i banchieri tengono nelle proprie mani. L'altro strumento per il profitto e il controllo è la guerra. Sin dall'istituzione della Federal Reserve nel 1913, una serie di grandi e piccole guerre sono incominciate. Le tre che vengono più citate sono la Prima Guerra Mondiale, la Seconda Guerra Mondiale e il Vietnam. Prima Guerra Mondiale. Nel 1914 in Europa scoppiò la Prima Guerra Mondiale, incentrata sul conflitto anglo-tedesco. L'opinione pubblica americana non voleva avere niente a che fare con la guerra. Lo stesso presidente Wilson dichiarò pubblicamente la sua neutralità. Tuttavia, dietro le facciate, l'amministrazione USA stava cercando ogni tipo di scusa per riuscire a entrare in guerra. Uno dei principali consiglieri e mentore di Woodrow Wilson era il colonnello Edward House, un uomo che aveva stretti legami con i banchieri internazionali che volevano l'ingresso in guerra. In osservazioni scritte del segretario di Stato William Jennings, i grandi interessi bancari erano fortemente interessati nella guerra mondiale, considerate le ampie opportunità di raggiungere grossi profitti. È importante comprendere come una delle cose più redditizie che possono capitare ai banchieri internazionali è la guerra, che costringe lo Stato a chiedere in prestito ancora più denaro alla banca centrale, pagando il relativo interesse. In documenti riguardanti una conversazione intercorsa tra il colonnello House, consigliere di Wilson, e Sir Edward Grey, il ministro degli esteri inglese, su come riuscire a far entrare l'America in guerra, Grey si chiese: cosa farebbero gli americani se i tedeschi facessero affondare una nave da crociera con passeggeri americani a bordo? House rispose: credo che una vampata di indignazione colpirebbe gli Stati Uniti e questo sarebbe sufficiente di per sé per farci entrare in guerra. Quindi, il 7 maggio del 1915, essenzialmente sulla base di un suggerimento di Sir Edward Grey, una nave chiamata Lusitania venne deliberatamente portata sulle acque territoriali tedesche, dove era noto si trovassero navi militari nemiche. E come prospettato, i sottomarini tedeschi silurarono la nave, facendo esplodere un carico di munizioni a bordo. Affondò in 18 minuti e rimasero uccise 1200 persone. Per capire meglio la natura programmata di questo piano, l'ambasciata tedesca aveva fatto pubblicare un annuncio sul New York Times, mettendo in guardia coloro che si stavano imbarcando sulla Lusitania, che lo avrebbero fatto a proprio rischio e pericolo, in quanto una nave americana diretta verso l'Inghilterra che attraversava zone di guerra avrebbe rischiato di essere distrutta. Come anticipato, il risultato dell'affondamento del Lusitania fu un'ondata di rabbia che attraverso il popolo americano, e l'America entrò in guerra poco dopo. La Prima Guerra Mondiale causò la morte di 323.000 americani. J.D. Rockefeller guadagnò 200 milioni di dollari da questa guerra. È approssimativamente pari a 1,9 trilioni di dollari, secondo i valori correnti. Senza contare che la guerra costò 30 miliardi di dollari agli americani, molti dei quali furono presi a prestito dalla Federal Reserve Bank, che applicava un interesse, aumentando ulteriormente i profitti dei banchieri internazionali. La Seconda Guerra Mondiale. Il 7 dicembre del 1941 il Giappone attaccò la flotta americana Pearl Harbor, scatenando il nostro ingresso in quella guerra. Il presidente Roosevelt dichiarò che il giorno di quell'attacco sarà vissuto come il giorno dell'infamia. Il giorno dell'infamia, in effetti, ma non a causa dei presunti attacchi a sorpresa contro Pearl Harbor. Dopo 60 anni di informazioni venute a galla, è chiaro non solo che gli attacchi a Pearl Harbor erano noti settimane prima degli attacchi, ma anche che furono del tutto voluti e provocati. Roosevelt, la cui famiglia era proprietaria di banca New York dal XVIII secolo, il cui zio Frederick era un consigliere della Federal Reserve, era molto ben disposto verso gli interessi dei banchieri internazionali, e l'interesse era quello di entrare in guerra. Come abbiamo visto, per le banche internazionali non c'è niente di più redditizio della guerra. In un'annotazione ufficiale del segretario di guerra di Roosevelt, Harry Stimson, del 25 novembre 1941, egli documentò una conversazione intercorsa con Roosevelt. Il problema era come avremmo potuto manovrarli affinché fossero loro a far partire il primo attacco. Si voleva essere sicuri che fossero i giapponesi i primi a farlo, affinché non rimanesse alcun dubbio su chi fossero gli aggressori. Nei mesi precedenti l'attacco a Pearl Harbor, Roosevelt fece praticamente tutto ciò che era in suo potere per far infuriare i giapponesi, mostrando un atteggiamento di aggressione. Bloccò tutte le importazioni di petrolio americano del Giappone, congelò tutti gli investimenti giapponesi negli Stati Uniti, rese pubblici finanziamenti alla Cina nazionalista e fornì aiuti militari ai britannici, entrambi nemici del Giappone nella guerra. E questo, oltretutto, costituisce una completa violazione
violazione delle regole internazionali in caso di guerra. E il 4 dicembre, tre giorni prima dell'attacco, i servizi segreti australiani informarono Roosevelt di truppe giapponesi in movimento verso Pearl Harbor. Roosevelt li ignorò, quindi, come fu sperato e consentito, il 7 dicembre 1941 il Giappone attaccò Pearl Harbor uccidendo 2.400 militari. Prima di questo, l'83% del pubblico americano non voleva avere niente a che fare con la guerra. Dopo Pearl Harbor ci furono 1 milione di volontari per la guerra. È importante notare come la potenza militare della Germania nazista fosse ampiamente supportata da due organizzazioni, una delle quali era chiamata IG Farben. L'IG Farben produceva l'84% degli esplosivi della Germania e anche lo Zykon B, utilizzato per uccidere milioni di persone nei campi di concentramento. Uno dei suoi partner era la Standard Oil Company di Rockefeller. Infatti l'aviazione tedesca non poteva operare senza un additivo speciale prodotto dalla Standard Oil di Rockefeller. I massicci bombardamenti su Londra della Germania nazista, per esempio, furono possibili solo grazie alla vendita di 20 milioni di dollari di carburante alla IG Farben della Standard Oil Company di Rockefeller. Questo è uno solo fra i vari casi in cui l'America ha finanziato entrambi i fronti della Seconda Guerra Mondiale. Un'altra organizzazione sediziosa che vale la pena citare è la Union Banking Corporation di New York City. Non solo ha finanziato vari aspetti dell'ascesa al potere di Hitler, oltre a rifornirlo di risorse materiali in tempo di guerra, ma era anche la banca che riciclava il denaro sporco dei nazisti e che venne in effetti denunciata per avere milioni di dollari nazisti nei suoi cavò. La Union Banking Corporation di New York fu in effetti condannata per violazione dell'embargo. Immaginate chi era il direttore e vicepresidente della Union Bank. Prescott Bush, il nonno del nostro attuale presidente e ovviamente il padre del nostro ex presidente. Tenetevi in mente tutto ciò quando considerate le inclinazioni morali e politiche della famiglia Bush. Vietnam. La dichiarazione ufficiale di guerra degli Stati Uniti al Vietnam del Nord del 1964 avvenne dopo un presunto incidente che aveva coinvolto dei cacciatorpedinieri USA attaccati da un torpediniere vedetta nord-vietnamita nel Golfo di Tonkin. Questo è noto come l'incidente del Golfo di Tonkin. Questo singolo episodio fu il pretesto per lo spiegamento massiccio di truppe per il totale inasprimento del conflitto. C'è un problema, tuttavia, l'attacco contro i cacciatorpedinieri USA da parte della nave vedetta non è mai avvenuto. È stato un evento del tutto simulato per poter avere una giustificazione per l'ingresso nella guerra. L'ex segretario della difesa Robert McNamara ha affermato anni dopo che l'incidente nel Golfo di Tonkin fu un errore, mentre molti altri insider e ufficiali avevano già svelato pubblicamente che si trattava di una farsa inventata, una totale menzogna. Una volta entrati in guerra, si facevano affari come sempre. Nell'ottobre del 66, il presidente Johnson innalzò le restrizioni commerciali verso i paesi dell'area sovietica, ben consapevole che i sovietici controllavano l'80% delle forniture militari nord-vietnamite. Di conseguenza, gli interessi di Rockefeller finanziarono stabilimenti nell'Unione Sovietica, che i sovietici usarono per produrre equipaggiamento militare da inviare nel Vietnam del Nord. Tuttavia, il sostegno economico di entrambi i fronti del conflitto è solo un lato della medaglia. Nell'85 le regole di ingaggio del Vietnam vennero desegretate. Queste illustravano ciò che alle truppe americane era vietato e consentito nel conflitto. Includeva assurdità come, ad esempio, che i sistemi di difesa antiaerea non potevano essere bombardati se non si era certi della loro totale operatività. Nessun nemico poteva essere inseguito se superava i confini con il Laos o la Cambogia. E il più rivelatore di tutti, gli obiettivi strategici più critici non potevano essere attaccati se ciò non veniva promosso da alti ufficiali militari. Oltre a questa imposizione di assurde limitazioni, il Vietnam del Nord era stato informato di queste restrizioni e perciò poté creare un'intera strategia sulla base delle limitazioni previste per l'esercito americano. Questa è la ragione per cui la guerra proseguì così a lungo e la conclusione è questa. La guerra del Vietnam non è stata concepita per essere vinta, ma solo per essere sostenuta. Questa guerra per il profitto ebbe come risultato la morte di 58.000 americani e di 3 milioni di vietnamiti. Quindi, a che punto siamo adesso? L'11 settembre fu il trampolino di lancio di quello che adesso è un programma accelerato di un'elite spietata. È stato inscenato un pretesto per una guerra non differente dall'affondamento del Lusitania, dall'attacco di Pearl Harbor e dalla menzogna del Golfo di Tonkin. Infatti, se l'11 settembre non fosse un pretesto pianificato per scatenare una guerra, sarebbe un'eccezione alla regola. È stato utilizzato per dare inizio a due guerre illegali non provocate, una contro l'Iraq e una contro l'Afghanistan. Tuttavia, l'11 settembre fu il pretesto per un'altra guerra ancora, la guerra contro di voi. Il Patriot Act, i servizi di controspionaggio interni, le leggi sui tribunali militari e altre legislazioni sono tutte completamente ed interamente concepite per distruggere le tue libertà civili e per limitare le tue capacità di lottare contro ciò che potrà avvenire.
eventualmente negli Stati Uniti senza aver informato la maggior parte degli americani, la vostra abitazione può essere perquisita senza un preavviso anche se non vi trovate in casa. Potete essere arrestati senza che le vostre imputazioni vi siano rivelate, detenuti senza un termine, senza poter rivolgervi ad un legale e torturati legalmente. Tutto per il sospetto che voi possiate essere un terrorista. Se avete bisogno di un'immagine a colori di quello che sta succedendo nel paese, proviamo a renderci conto di come la storia continua a ripetersi. Nel febbraio del 33 Hitler ha inscenato un falso autoattentato facendo bruciare il Parlamento tedesco, il Reichstag, incolpando di questo i terroristi comunisti. Nelle settimane che seguirono Hitler fece approvare la legge dei pieni poteri, che sradicò completamente la Costituzione tedesca, distruggendo le libertà individuali delle persone. Dopodiché diede inizio ad una serie di guerre preventive tutte giustificate dalla necessità di garantire la sicurezza interna al popolo tedesco. Network of terrorists and every government that supports them. È tempo di svegliarsi. Le persone al potere hanno fatto di tutto affinché voi foste perpetuamente ingannati e manipolati. La percezione della realtà della maggior parte delle persone, specie riguardo al dibattito politico, non è autodeterminata. Viene imposta al pubblico in modo penetrante, senza che nemmeno se ne renda conto. Per esempio, la maggior parte della gente crede che in effetti l'invasione in Iraq stia andando male a causa della violenza settaria che non sembra avere sosta. Quello che il pubblico non riesce a vedere è che la destabilizzazione dell'Iraq è esattamente ciò che le persone dietro il governo vogliono. Questa guerra è stata creata per essere mantenuta, affinché la regione possa essere tenuta divisa, al fine di mantenere il dominio sul petrolio, far raccogliere continui profitti agli appaltatori della difesa e, più importante di tutte, per stabilire basi militari permanenti da usare come piattaforme di lancio contro altri produttori di petrolio, non così accomodanti come l'Iran e la Siria. Un altro evento che fa comprendere come la guerra civile e la destabilizzazione siano del tutto intenzionali: nel 2005 due ufficiali di punta della SAS furono arrestati dalla polizia irachena, dopo essere stati catturati mentre scorrazzavano con le loro auto sparando a civili, travestiti da arabi. Dopo essere stati arrestati e condotti in una prigione a Basra, l'esercito inglese richiese immediatamente il rilascio di questi uomini. Quando il governo di Basra si rifiutò, i carri armati inglesi fecero un'irruzione sul posto, consentendo la liberazione degli uomini dalla prigione. Se intendete distruggere una regione, cosa fate? Beh, ci sono due modi. Potete andarci e bombardare o cose del genere, ma non è molto efficace. Quello che si può fare è provare a far sì che le persone di quella regione si uccidano fra loro, facendo in modo che distruggano il loro stesso territorio, le loro stesse coltivazioni, ed è quello che è stato fatto in quella regione. Un modo di distruggere il nemico è quello di indurlo a distruggere se stesso, dividendo le sue fila, mettendole l'una contro l'altra, dando risorse a ciascuno dei fronti, con agenti che danno risorse a ciascuno dei fronti, si infiammano entrambi i contendenti, e loro si uccidono l'uno con l'altro, ed è arrivata l'ora che alcuni di noi si sveglino e vedano questa realtà, e riescano a capire che coloro che cercano di mantenere e creare imperi, lo fanno manipolando la gente che stanno cercando di conquistare. Voi potreste chiedervi come mai l'intero mondo culturale è saturato ovunque dall'intrattenimento dei mass media, mentre il sistema educativo in America continua la sua discesa stupefacente da quando il governo USA ha deciso di eliminare i sussidi al sistema scolastico pubblico. Quello che il vostro governo paga, lo ottiene. Una volta capito questo, guardiamo alle istituzioni scolastiche finanziate dal governo e vediamo il tipo di studenti e il tipo di istruzione che viene ottenuto da queste scuole finanziate dal governo. La logica vi direbbe che se i risultati ottenuti in queste scuole non fossero all'altezza di quello che lo Stato e il governo federale volevano ottenere, beh, allora le cambierebbero. La conclusione è che il governo sta ottenendo ciò che ha ordinato. Non vogliono che i vostri figli siano troppo istruiti. Non vogliono che voi pensiate troppo. Ecco perché la nostra nazione e il nostro mondo è così pieno di divertimenti, mass media,
spettacoli televisivi, parchi di divertimenti, droghe, alcol e ogni tipo di intrattenimento per continuare a divertire le menti delle persone. Per evitare che voi intralciate la strada alla gente importante, pensando troppo. Fareste meglio a svegliarvi e capire che ci sono persone che stanno guidando le vostre vite e nemmeno lo sapete. We're in a lot of trouble! Because you people and 62 million other Americans are listening to me right now. Because less than 3% of you people read books. Because less than 15% of you read newspapers. Because the only truth you know is what you get over this tube. Right now, there is a whole, an entire generation that never knew anything that didn't come out of this tube. This tube is the gospel, the ultimate revelation. This tube can make or break presidents, popes, prime ministers. This tube is the most awesome goddamn force in the whole godless world. And woe is us if it ever falls in the hands of the wrong people. And when the largest company in the world controls the most awesome goddamn propaganda force in the whole godless world, who knows what shit will be peddled for truth on this network. So you listen to me. Listen to me. Television is not the truth. Television is a goddamn amusement park. Television is a circus, a carnival, a traveling troupe of acrobats, storytellers, dancers, singers, jugglers, sideshow freaks, lion tamers, and football players. We're in the boredom-killing business. But you people sit there day after day, night after night, all ages, colors, creeds. We're all you know. You're beginning to believe the illusions we're spinning here. You're beginning to think that the tube is reality and that your own lives are unreal. You do whatever the tube tells you. You dress like the tube. You eat like the tube. You raise your children like the tube. You even think like the tube. This is mass madness, you maniacs. In God's name, you people are the real thing. We are the illusion. L'ultima cosa che gli uomini dietro le quinte vogliono è un pubblico informato cosciente, capace di pensiero critico. Ed è per questo che uno zeitgeist, il pensiero dominante di un'epoca, viene diffuso in modo fraudolento e continuo. Attraverso la religione, i mass media e il sistema educativo. Cercano di tenervi in una bolla di distrazioni e ingenuità. E ci stanno riuscendo maledettamente bene. Nel 2005 un accordo tra Canada, Messico e gli USA è stato sancito. Questo accordo, che non è stato annunciato al pubblico né ratificato dal Congresso, ha come obiettivo l'unione fra Stati Uniti, Canada e Messico in un'unica entità, cancellando tutti i confini. È chiamata l'Unione Nordamericana e voi potreste chiedervi perché non ne avete mai sentito parlare. In effetti c'è un solo reporter dei principali network che ne ha sentito parlare ed ha avuto il coraggio di trattare questo tema. La politica di apertura dei confini dell'amministrazione Bush e la sua decisione di ignorare l'inasprimento delle leggi sull'immigrazione di questo paese fa parte di un programma più ampio. Il presidente Bush ha sottoscritto un accordo formale che determinerà la fine degli Stati Uniti così come li conosciamo e ha fatto questo passo senza un'approvazione del Congresso o del popolo degli Stati Uniti. È un accordo di cui pochi hanno sentito parlare. È stato fatto ancora una volta da poche persone ad altissimi livelli, con l'appoggio dell'elite finanziaria, ma le classi lavoratrici, i dirigenti politici locali di tutto il nostro paese, dalle piccole comunità alle città, non sanno niente di tutto questo. Questo non è una specie di trattato economico, questa è una totale rinuncia di sovranità di questi paesi, dalla quale ne deriverà anche una moneta completamente nuova, chiamata l'Amero. A parte questo, credo che l'unica cosa a cui dovrebbero fare attenzione quelle persone focalizzate sul dollaro è l'Amero. È la cosa di cui nessuno parla, che sono sicuro avrà un grosso impatto sulla vita di tutti in Canada, negli USA e in Messico. L'Amero è la proposta di una nuova moneta circolante per la comunità nordamericana, che si sta sviluppando proprio adesso tra Canada, USA e Messico, affinché si crei una comunità senza confini simile all'Unione Europea, dove il dollaro, i dollari canadesi e i pesos messicani saranno rimpiazzati dall'Amero. Per effetto di questo accordo, la Costituzione americana potrebbe in effetti diventare obsoleta. Forse credete che una situazione del genere dovrebbe essere sulle prime pagine dei giornali principali? Questo fino a quando non capirete che le persone dietro questo accordo sono le stesse persone che si trovano dietro ai principali media e non vi viene detto quello che non siete tenuti a sapere. L'Unione Nordamericana è un'idea simile all'Unione Europea, all'Unione Africana e presto avremo l'Unione Asiatica e le stesse persone sono dietro tutto questo. Quando sarà arrivato il momento, l'Unione Nordamericana, l'Unione Europea, l'Unione Africana e l'Unione Asiatica saranno
unite fra loro, realizzando lo stadio finale di un piano sul quale questi uomini hanno lavorato per oltre 60 anni. Un unico governo mondiale. Un'unica banca, un unico esercito, un unico centro di potere. E se abbiamo imparato qualcosa dalla storia, è che se il potere corrompe, allora un potere assoluto corrompe completamente. Questo è Aaron Russo, un regista ed ex politico. Alla sua sinistra c'è Nicholas Rockefeller, dell'infame dinastia bancaria e finanziaria dei Rockefeller. Dopo aver mantenuto una stretta amicizia con Nicholas Rockefeller, Aaron l'ha in effetti interrotta, atterrito da quello che ha imparato dei Rockefeller e delle loro ambizioni. I got a call one day from an attorney woman I knew, and she said, would you like to meet one of the Rockefellers? I said, sure, I'd love to. And we became friends, and he began to divulge a lot of things to me. So he said to me one night, he said that there's going to be an event there, and out of that event, you're going to see we're going to go into Afghanistan. So we run pipelines from the Caspian Sea. We're going to go into Iraq to take the oil and establish a base in the Middle East. And we're going to go into Venezuela and try and get rid of Chavez. And the first two they've accomplished, Chavez they didn't accomplish. And so you're going to see guys going into caves looking for looking for people that they're never going to find. You know, he was laughing about the fact that you have this war on terror. There's no real enemy. He's talking about how by having this war on terror, you can never win it, because it's an eternal war, and so you can always keep taking people's liberties away. And I said, how are you going to convince people that this war is real? He said, but the media can convince everybody it's real. I mean, you know, it's just that you keep talking about things, you keep saying it over and over and over again, and eventually people believe it. You know, you created the Federal Reserve in 1913 through lies. You create 9/11, which is another lie. Through 9/11, you're fighting a war on terror, and now all of a sudden you go into Iraq, which was another lie, and now they're going to do Iran, you know? And it's all one thing leading to another, leading to another, leading to another. Now, I would say, what are you doing this for? What's the point of this thing? You have all the money in the world you ever want. You have all the power. I said, you know, you're hurting people. It's not a good thing. And he would say, what do you care about the people for? Take care of yourself and take care of your family. And then I said to him, what are the ultimate goals here? So the ultimate goal is to get everybody in this world chipped with the RFID chip, and have all money be on those chips and everything on those chips. And if anybody wants to protest what we do or violate what we want, we just turn off their chip. Proprio così, microchip. Nel 2005 il Congresso, sulla base di rivendicazioni di controllo dell'immigrazione, nella cosiddetta guerra al terrorismo, ha fatto passare la legge sulla vera identità, che entrerà in vigore nel maggio 2008, con la quale sarete obbligati a portare con voi una carta identificativa federale che contiene un codice a barre di cui si può fare una scansione e che contiene le vostre informazioni personali. Tuttavia, questo codice a barre è solo un passo intermedio prima che la carta sia equipaggiata con un microchip che utilizzerà frequenze radio per registrare tutti i tuoi movimenti sul pianeta. Se questo vi sembra strano, vi invito a notare che un modulo chip di rintracciamento RFID è già presente in tutti i nuovi passaporti americani. E il passo finale è il chip sottocutaneo che molte persone sono state con l'inganno convinte ad accettare sulla base di differenti pretesti. Abbiamo una famiglia della Florida che è davvero pioniera di un nuovo e coraggioso mondo. Sono i primi ad essersi fatti impiantare volontariamente nei propri corpi dei dispositivi identificativi sotto forma di microchip. Dopo l'11 settembre ero molto preoccupata della sicurezza della mia famiglia. Non mi importerebbe avere qualcosa di permanente impiantato nel mio braccio che mi possa identificare.
In conclusione, tutti saranno intrappolati in una rete di sorveglianza dove ogni singola azione è documentata e se uscite dalle righe, possono spegnere il vostro chip. Quando questo accadrà, ogni singolo aspetto della società ruoterà attorno alle interazioni con questo chip. Questa è l'immagine del futuro che si prospetta, se aprite gli occhi e cercate di vedere. Un'unica economia mondiale centralizzata, dove i movimenti e le transazioni di ciascuno saranno registrate e monitorate, sottraendo tutti i diritti. L'aspetto più incredibile di tutti? Questi elementi totalitari non saranno imposti con la forza alla gente, ma sarà la gente stessa a domandarli. La manipolazione sociale indotta dalla generazione della paura e della divisione ha completamente distaccato le persone dalla loro idea di potere e di realtà. Un processo che è andato avanti per secoli, se non per millenni. La religione, il patriottismo, la razza, il benessere, la classe e ogni altra forma di identificazione separatista e arbitraria. Tutto questo è servito a creare una popolazione controllata, del tutto malleabile nelle mani di poche persone. Dividi e conquista è il motto. E sino a quando le persone continueranno a vedersi come separate da tutto ciò che sta loro attorno, sarà semplice ridurle ad una completa schiavitù. Gli uomini dietro le quinte lo sanno, e sanno anche che quando le persone riusciranno a comprendere la verità sulla propria relazione con la natura e la verità circa il loro potere individuale, l'intero zeitgeist che hanno costruito, dietro il quale loro prosperano, crollerà come un castello di carte. L'intero sistema in cui viviamo ci inculca che noi siamo senza potere, che siamo deboli, che la società è cattiva e il crimine dilaga e così via. È tutta una gigantesca bugia. Siamo pieni di potere, belli e straordinari. Non c'è nessuna ragione per cui noi non possiamo comprendere dove veramente siamo e dove stiamo andando. Credo di aver passato 30 anni della mia vita, i primi 30 anni, per cercare di diventare qualcosa. Volevo diventare bravo nel fare le cose. Volevo diventare bravo a tennis, bravo a scuola, nei voti. E tutto lo vedevo in qualche modo in questa prospettiva. Non vado bene così come sono, ma se divento bravo nel fare le cose, mi sono reso conto che giocavo al gioco sbagliato. Perché il gioco era scoprire quello che già ero. Ora, nella nostra cultura siamo stati abituati a far emergere le differenze individuali. Quindi si guarda ad ogni persona e immediatamente ci colpisce, perché è più brillante, più stupido, più vecchio, più giovane, più ricco, più povero. E facciamo tutte queste distinzioni dimensionali, li inseriamo in categorie e li trattiamo in quel modo. E così vediamo gli altri come separati da noi stessi, nella maniera in cui essi sono stati separati. Uno degli aspetti più sconvolgenti della conoscenza dell'altro è quello di trovarsi con un'altra persona ed improvvisamente accorgersi di tutte quelle cose in cui loro ti rassomigliano e non quelle per le quali sono diverse da te. E provare l'esperienza del fatto che l'essenza di ciò che è in te è l'essenza di ciò che è in me, la stessa. La comprensione che non c'è l'altro, c'è una cosa sola. Non sono nato come Richard Albert, sono nato come essere vivente. Dopodiché ho imparato tutto questo bagaglio di cose che sono. Se sono buono o cattivo, se sto riuscendo nella vita o meno. Tutto questo viene appreso lungo il cammino. Le vecchie invocazioni alla razza, al sesso, all'estremismo religioso, sino al rabbioso fervore nazionalistico, stanno iniziando a non funzionare più. Una nuova consapevolezza si sta sviluppando, che vede la Terra come un singolo organismo e che riconosce che un organismo in guerra con se stesso è condannato alla rovina.
Hendrix era solito finire i suoi spettacoli con questo. La vita è come un giro sulle montagne russe al Luna Park. Quando tu ci sali, pensi sia reale. Perché questa è la forza delle nostre menti. Si sale, si scende, si ruota su se stessi. Ci sono momenti spaventosi e altri più rilassanti. Ed è tutto molto rumoroso ed è divertente, almeno per un po' di tempo. Alcuni sono saliti sulla giostra per molto tempo e quindi hanno iniziato a chiedersi: è tutto vero o è soltanto una giostra? E altre persone se ne sono ricordate e si sono rivolte a noi e ci hanno detto: ehi, non preoccupatevi, non abbiate mai paura, perché è soltanto una giostra e abbiamo ucciso quelle persone. Fatelo tacere, ho investito un mucchio di soldi in questa giostra, fatelo tacere. Guardate la mia fronte corrugata dalla preoccupazione. Guardate il mio grande conto in banca. E alla mia famiglia, questo deve essere reale. È soltanto una giostra. Ma uccideremo sempre quegli uomini buoni che cercheranno di dirci: ve ne siete mai accorti di questo? E noi lasciamo che i demoni possano spargere il caos. Ma non importa. Perché è soltanto una giostra e possiamo cambiarla ogni volta che vogliamo. È soltanto una scelta. Nessuno sforzo, nessun lavoro, nessun impiego, nessun risparmio di denaro. Soltanto una scelta, proprio adesso. Tra la paura e l'amore.